Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, benvenuti anche nel 2024. Siamo qui al Comic Con. Oggi vi racconterò questa giornata tra i tanti ragazzi che sono qui, vari ospiti che incontrerò e piano piano creeremo di nuovo il racconto di questa straordinaria manifestazione che oggi si prospetta veramente piena di interesse e piena di ragazzi entusiasti di tutto questo. Come ti sembra? Affollato. Al momento? Molto affollato. Senti, un ragazzo di 20 anni, perché viene al Comic Con? Per passare una giornata diversa in compagnia di persone che non vede magari spesso e per enjoyare un po' l'atmosfera della fiera. Ma tu sei qui per i giochi, per i videogiochi o per i fumetti? Un po' tutto. Che cosa ti piace in particolare? Fumetti. Che cosa? Manga o quelli manga, americani? Manga. Perché siete qui oggi? Beh, diciamo che è il nostro quasi decimo anniversario, quindi siamo di vecchia data. Ormai è consuetudine e routine annuale. Ti piace l'atmosfera del Comic Con? Direi proprio di sì, anche se purtroppo quest'anno non vedo delle cosplayer, diciamo, attraenti come gli altri anni. Ma perché piove, domani forse. Quindi la mia teoria è che molti di loro sono qua per le cosplayer è valida, diciamo. Ma a parte questo, qual è il motivo principale che vi porta qui? Amanti degli anime e di conseguenza anche dei videogiochi e tutto il mondo che li circonda. Essendo classe 90, 91, 96, diciamo che abbiamo vissuto l'era del boom a livello di videogiochi, di anime, siamo cresciuti con il meglio, quindi di conseguenza ce lo siamo portati e speriamo di tramandare. Leggi fumetti tu? Sì, soltanto quelli di Dragon Ball, solamente del mangaka maestro Akira Toriyama. Che purtroppo non c'è più, ma che voi aiutate a mantenere in vita comprando la sua opera, insomma. Prima di queste magliette, solo perché si sono bagnate, avevamo ovviamente la maglietta di Dragon Ball. Eccolo là. Sono acqua che camminano. Abbiamo la stessa maglietta, abbiamo. Vi svelo un segreto, la maglia che porti tu non è tanto lontana da Goku, lo sai, no? La S di Superman. Sì. Perché? È perché Superman è stata l'ispirazione di Akira Toriyama per la creazione di Goku. Non lo sapevi? No, mi hai scioccato con questa notizia. Superman è un alieno che scappa dal suo pianeta distrutto e viene accolto dalla Terra e ne diventa il suo più grande difensore. Se togli questa cosa e la applichi a Goku è uguale, no? Non ci avevo mai pensato, mi hai fatto riflettere. È vero. Quindi amici, quando vedete una S di Superman dovete pensare anche a Goku e anche a tanti altri personaggi. Se venite a Batman pensate a Vegeta, ma soprattutto pensate a uno pericolosissimo. Senza genitori. Detto così, ragazzi, allora io vi saluto, grazie per essere stati così gentili e buona fiera. Buona fiera a tutti. Grandi, ciao. Allora, confraternita, fiera che vai, confraternita che trovi. Siamo con Filippo. Ciao Filo Dallastor, come va? Ciao, tutto bene. Bella fiera. E invece siamo con Akira, come va? Tutto bene. Diciamo che questa fiera promette bene. Promette bene, c'è un sacco di gente nonostante il cattivo tempo. Bei stand, noi la stiamo assaporando piano. Insomma, gli eventi ci stanno, gli ospiti ci stanno. Ci sta tutto per divertirsi, no? Sì, veramente quest'anno si sono dati alla pazzaggia con tutta la pioggia, ci stiamo divertendo. E pure gli ospiti ti hanno soddisfatto, Dala? Eh sì, quest'anno sono veramente internazionali. C'è Romita, c'è Glenn Fabry, c'è Lloyd, veramente impressionante. Impressionante, ormai il Comic Con si può dire che si prende di diritto, diciamo, il podio di seconda, se non alla pari, fiera italiana del settore. Sì, alla grande del tutto. Benissimo, andiamo avanti, seguiteci. Siamo con Giovanni allo stand di Anima Campania. Allora Giovanni, ho visto che lì dietro di me state facendo una scansione al viso di una persona, giusto? Sì, è una scansione 3D del volto di una persona. La nostra idea è di scansionare il volto di una persona e inserirla su un action figure. Quindi qualsiasi soggetto può essere realizzabile, personalizzabile e all'interno... Questo per esempio è il mio volto. Sì, infatti avevo notato... Sì. Questo è il mio volto realizzato però su un chierico per esempio, in questo caso. Ma in realtà potrebbe essere fatto su Hulk, su Spider-Man, su qualsiasi altro formato.
Magnifica questa cosa. Che tipo di tecnologia utilizzate? Allora, noi abbiamo uno scanner 3D, che quindi il nostro scanner in particolare realizza scansioni 3D dai 20 cm fino a 4 metri. È indicato apposta per la body scanning, che sarebbe proprio quello che stiamo realizzando in questo momento. Questo è quello che riproduce il nostro scanner, quindi da questo noi ricaviamo un volto ed è un file 3D a tutti gli effetti. Da questo noi possiamo... Poi da quello puoi andare in stampa, puoi farci quello che vuoi, metterlo dove vuoi, costruirlo su qualsiasi cosa? Sì. Va bene. E come possono raggiungervi? Allora, noi disponiamo di una sede, ci troviamo a Mariano in provincia di Napoli, questo è il nostro bigliettino da visita, e tranquillamente ci possono contattare e chiedere di cosa hanno bisogno. Va bene, mi farò fare una scansione pure io prima o poi. Ti saluto, ciao. Grazie mille. Bene amici e amiche del Vecchio Nerd, siamo al Mega Dungeon, siamo qua con un gruppo di ragazzi che stanno per iniziare la loro partita al gioco di ruolo. Siamo con Francesco e giochiamo a Ultima Bomba, che è un'ambientazione post-apocalittica, un mondo fantasy ma pieno di esplosioni e radiazione, quindi un po' alla Kenny il Guerriero. Mad Max. Esatto, più Mad Max Fallout, ambientazione simile a questa. Ma va molto di moda ultimamente. È uscita la serie, quindi va di moda, sì sì. Senti, il gioco si basa sempre sul tiro dei dadi, è sempre... Beh, principalmente c'è sempre una meccanica per capire se i giocatori riescono o no in una prova, poi un gioco usa il dado, un gioco usa le carte, un altro usa un'altra cosa, a seconda del manuale che affrontate, è un po' uguale per tutti, diciamo. Senti, voglio lasciare andare perché vedo i ragazzi impazienti di giocare lo scontro finale, l'ho interrotto anche una bella atmosfera, vi chiedo scusa. Ultima cosa volevo chiederti. Vedo ragazzi molto giovani a questo tavolo. Il gioco di ruolo è ancora molto diffuso anche tra i giovanissimi? Soprattutto in questo momento storico è ancora più diffuso di prima, quindi ce lo portiamo avanti con gioia. Va bene, io ti ringrazio e buona partita. Ciao, grazie a voi. Allora ragazzi, scusate un attimo, stiamo facendo l'intervista. Siccome ho sentito la parola Mazinkaiser, non so chi l'ha pronunciata. Vedi, quanti anni hai, scusami? 24. 24 anni Mazinkaiser, com'è possibile questa cosa? 99, sono cresciuto con mio padre. Uno zio? Papà, mi ha introdotto prima con Goldrake, poi con Mazinga, Jig. Mazinga Z, sì, poi grande Mazinga, ho visto il lungometraggio con Mazinga, con gli altri robot, con Getta, Devilman, quando... Contro il Dracosauro. Esattamente. Senti, ma papà lo segue il Vecchio Nerd? No. Faglielo seguire. Senti, allora, Mazinkaiser... Mazinkaiser, Jig e poi abbiamo il Nugundam, messo in manga. Bravissimo. Senti, hai guardato anche gli anime di questi, oppure solamente conosci così? No, ho visto, quelli anni 80-90 però. Gli originali, insomma. Senti, invece di roba moderna cosa segui? Roba moderna, diciamo, non tanto le serie attuali, però insomma qualcosina, non tutto, però quello che mi piace. Senti, il motivo principale per cui sei qui oggi? Allora, principalmente... A parte questo, ovviamente. Sì, per trovare qualche pezzo più raro, insomma, e per vedere se riesci a trovare, anche perché comunque in Italia il modellismo non è proprio super affermato, specialmente per quanto riguarda quelli là in plastica giapponese. Però ci si fa un tentativo, poi comunque sono in compagnia dei miei amici, quindi... Un momento per stare insieme, no? Sì, anche per passare una giornata diversa, un momento con gli amici, insomma, per divertirsi. Grazie mille. Ok, a voi. Nicole Senpai, l'avete già vista pure in altri video, il video su Dragon Ball. Ciao, com'è il tuo Comic Con? Ma per ora incredibile, o come piace dire a me, fotonico, perché ci sono tante cose da vedere, tante... E attività e cose varie, ma i cosplay soprattutto sono bellissimi da vedere. È impossibile stare dietro a tutti gli eventi, insomma ci cerca di starci dietro, ma ci vorrebbero tre corpi. Sì, andrebbero fatti degli avatar o dei doppelganger, non lo so, qualcosa del genere. Non ce li abbiamo, quindi dobbiamo scegliere quelli che preferiamo di più, purtroppo. C'è molta gente, tanti ragazzi contenti, chi c'è qui per il modellismo, chi per i manga, chi per gli anime, chi addirittura semplicemente per vedere gente. Quanto è diventata importante nel panorama italiano secondo te questa fiera? Secondo me nell'ultimo 2-3 anni ha iniziato L'hanno attaccata, sì, attacco dei giganti. Stanno portando via. E,
secondo me negli ultimi 2-3 anni ha fatto veramente il boom. Non so, forse causa che ci hanno iniziato a lavorare persone veramente con tanta passione, e quando le persone lavorano con passione lo vedi, e un prodotto come può essere una fiera si vede. Infatti mandiamo un saluto a Caverna, a Sommobuta e a Tony, che dietro tutto ci sono loro, no? Esatto, sì. Stanno facendo veramente un grandissimo lavoro, sono incredibili e niente, non vedo l'ora del prossimo Comic-Con anche. Noi la lasciamo andare perché Nicola lavora anche per Comic-Con e c'ha un sacco di cose da fare e da realizzare. Grazie mille, buon lavoro. Sì. Buona giornata e buona fiera. Mauro Monti, Cultura Pop, partner, media partner del Comic-Con, questa prima giornata, un giudizio? Spettacolare, a parte quando si sono aperte le cataratte del cielo ed è scesa giù la pioggia, però c'è tantissima gente, ospiti interessantissimi, a breve intervisteremo anche il nostro primo astronauta intervistato, Frank Metzner è già venuto a parlarci del mondo di AD&D. Quindi secondo me un grande Comic-Con, un sacco di ospiti internazionali interessanti. Andate sul canale Twitch di Cultura Pop, siamo in live dalla mattina alle 10, alla chiusura alle 19:20. Aspettiamo anche voi, so che anche voi avete un panel bellissimo qui con You Can Geek, quindi io sono assolutamente felice. Ti vediamo veramente felice e raggiante. Senti, ma ormai il Comic Con possiamo dire che nel panorama europeo si è ritagliato veramente un posto importante tra le grandi fiere di settore? No, lo dico come curatore della parte gioco, quindi c'è un minimo conflitto di interessi, ma oggi Comic Con è la terza fiera più grossa d'Europa. C'è Lucca, c'è il Japan Expo in Francia e poi come numeri di biglietti c'è Comic Con di Napoli. Quindi siamo assolutamente sul podio delle più grandi fiere di cultura pop europee. Grazie a Mauro Monti, seguitelo su Cultura Pop e seguite anche noi il venerdì su All You Can Geek, ma ci sarà un panel sabato alle 18 proprio sul mondo nerd e la cultura nerd. Grazie mille. Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao, che ha detto, Dopo veniamo. Allora, Carlo Sid Lauro, primo giorno di Comic-Con, un giudizio, come sta andando? Scoppiettante, bello pure l'arrivo in fiera perché siamo usciti dall'hotel col sole. Nel tragitto è iniziato a diluviare, quindi ci ha beccato la pioggia. Poi una volta entrati in fiera, tutti col sorriso, è stato bello ritornare qui a Napoli, come al solito, è andata molto bene. Come tutti con la bronchite domani. Ma spero di no. Senti, insomma, portate Ghost Gun qui, siete a Saldapress, giusto? Siamo nello stand Saldapress, abbiamo degli orari che non ricordo assolutamente, però andate a vederli sui miei social, e abbiamo un piccolo stand Zen Comics dove promuoviamo sia Ghost Gun che i volumi che abbiamo fatto in precedenza. Benissimo, allora ragazzi, c'è anche quella famosa variant che si può prendere, no? A Saldapress? Esattamente. Quella tema One Piece. Esattamente, c'è la variant a omaggio a One Piece, la trovate in Saldapress, soltanto da precisare nelle fiere. Quindi è esclusiva fiera? Esclusiva fiera. Quindi andate allo stand Saldapress e chiedete Ghost Gun. Bene, prossimi giorni, a parte il nostro panel sabato? Sì, a parte il panel sabato abbiamo sempre le sessioni firme in Saldapress e speriamo, come hai detto tu, di non beccarci la broncopolmonite e restare secchi a Napoli, perché non vorrei. Carlo Lauro, nato a Reggio Calabria, morto a Napoli. È ancora prematuro. È ancora presto. Vogliamo leggere e vedere tante belle cose che devi realizzare. Un caro saluto a Carlo e noi ci ribecchiamo in giro nella fiera. Ciao. Ciao ragazzi e buon 25 aprile. Chi abbiamo qui? Neo di Matrix. Grande Neo di Matrix, ovviamente lei non ha bisogno di presentazione, è Catwoman, giusto? La versione del 2004. La versione del 2004. Allora, primo bilancio su questo Comic-Con, come vi sembra? Sempre perfetto come ogni anno, a parte la pioggia che ha dato un pochino fastidio, ma comunque la siamo qui. La giornata, sempre la pioggia, però perfetto, sempre una bellissima manifestazione, parteciperemo sempre. Io ho quasi 60 anni, continuerò. Continuiamo, perché non ci dobbiamo arrendere, ma... Una curiosità, oggi ha fatto un po' freschetto, hai sofferto un po' o stai bene? Spero di non sentire freddo, però purtroppo insomma lo sto avvertendo anch'io. Ma
questo personaggio che hai scelto è anche perché ami il fumetto oppure una scelta estetica? Mi piace la personalità che ha nel film del 2004, quindi della versione che ho scelto. Quello con Halle Berry, giusto? Esatto. Fantastica Halle Berry. E vabbè, Nio non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, ragazzi, è un outfit straordinario. Io vi ringrazio e buona continuazione e buona fiera. Grazie a voi. Buona giornata. Ciao a tutti. Come mai hai scelto questo personaggio? Perché è un anime che mi piace molto, anche il personaggio mi piace molto. Senti, una domanda, è uscita la serie live, sì. L'hai vista? Ti è piaciuta? Sì, è fatta bene, cambiano alcune scene, però si può vedere, sì. Senti, cosa ti aspetti dal futuro di quest'opera? Avremo a breve un finale oppure ce la dobbiamo sognare? No, molto lontano probabilmente. Con le pause che si prende Oda passerà molto tempo. Bene, ultima domanda, un tuo giudizio generale su questa prima giornata del Comic Con, come ti è sembrato, se ti sei divertito, se è stato tutto in linea con le tue idee che avevi all'inizio? Sì, molto divertente, peccato per il tempo che ha piovuto parecchio oggi pomeriggio, però è stato divertente. Domani dovrebbe andare meglio, grazie mille. Grazie. Allora, il tuo personaggio? Miwok di One Piece. Miwok, la spada è inconfondibile. Senti, allora, la scelta di questo personaggio, perché? Boh, di base è abbastanza semplice da fare come cosplay, rispetto ad altri cosplay che sono molto molto più difficili. Quindi alla fine un po' di foam, un po' di tessuto si fa. Sei amante anche dell'anime? Sì. Animo manga? È più manga che anime. Quindi segui il manga. Senti, ma la versione live che è uscita ti è piaciuta? Sì, molto, molto. Molto fedele rispetto ad altri adattamenti anime, slash manga, serie TV che sono usciti negli ultimi tempi. Quindi sono riusciti a rendere, diciamo, l'atmosfera di One Piece modo giusto? Sì, anche perché poi l'anime è molto più lento rispetto alla serie TV, che è molto più veloce rispetto all'anime, che sono, i tempi sono diversi della puntata e di una serie TV a livello di racconto, quindi alla fine diciamo che nel suo l'ha fatta abbastanza bene nel ridurre quelle parti che magari hanno, a parte delle pause un po' lento, un po' di meno filler, insomma. A parte filler che ci sono pochissimi, ma poi nei combattimenti che si fermavano proprio per pensare, per combattere, quindi c'è un combattimento di 5 minuti, durava 2-3 puntate che poi sono mesi che poi passano. Quindi invece nella puntata così dura più, è più immediata la cosa. Fantastico, questa è una grande impressione. Senti, la tua impressione di questo primo giorno di Comic Con? Levando la pioggia, abbastanza ottima come organizzazione, come... No, mi sta piacendo, per adesso mi sta piacendo, poi devo aspettare gli ultimi 3 giorni che devono passare. Va bene, porterai altri personaggi in questi giorni? Spero di sì, però dipende dal tempo. Infatti oggi secondo me oggi, te la sei vista oggi ho rischiato. Grazie mille, ciao.